Regia, vi parti, vi parlo dei Doobie Brothers, un gruppo californiano che si è formato verso la fine degli anni 60, addirittura, che ha avuto sempre le chitarre in primo piano. E proprio i due chitarristi rappresentano le due anime diverse del gruppo, da una parte quella più country, rappresentata da Patrick Simmons, dall'altra quella più rockettara, rappresentata da Tom Johnston, che è proprio colui che ha scritto il brano che prendiamo oggi in considerazione, Long Train Running. Ma attenzione, nonostante il brano racconti di un treno, non è questo il protagonista, ma è solo sullo sfondo della canzone. È un treno che parte e che ti porta via l'amore e fa sancire la domanda: dove saremmo noi senza l'amore? Il brano pubblicato nel 73 nasce qualche anno prima durante una jam session e nelle intenzioni del compositore Tom Johnston doveva essere solamente strumentale e chiamarsi Rosie Pig Mosley. Il produttore però capisce che il pezzo è molto forte e insiste perché Johnston scriva anche il testo, e lui in un primo momento non è molto convinto, è abbastanza riluttante, non vorrebbe farlo, però sai com'è, il produttore è talmente pressante che aggiunge il cantato e i cori che poi risulteranno essere la parte vincente. Due curiosità: la prima è che il nome Doobie Brothers in termine slang indica la marijuana. La seconda è che nel gruppo ha suonato anche Michael McDonald, che ricordiamo per tante belle canzoni, sostituì Tom Johnston, che all'epoca era ammalato di ulcera per la vita troppo stressante fatta on stage. Poi comunque Michael McDonald è rimasto nel gruppo, ma anche Tom Johnston è ritornato e attualmente sono ancora attivi con una discreta frequenza. Il loro ultimo tour è infatti del 2008, anche se non hanno fatto canzoni di grandissimo successo. Ma a noi basta comunque. Long Train Running esordisce come New Entry al numero 8 della classifica americana per poi diventare un classico di sempre del rock. Questa è la storia di Long Train Running dei Doobie Brothers.